Dopo i saluti delle autorità e la relazione del presidente Luciano Di Marzio, sono stati premiati questa mattina le classi risultate vincitrici della 12ª edizione del concorso L'artigianato sale in cattedra, che quest'anno ha avuto per tema la stampante 3D. Può realizzare oggetti, ma non può sostituire la manualità dell'artigiano che li crea e li realizza. Primo classificato tra le prime classi, l'Istituto Comprensivo di Campli. Per le seconde, l'Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio. Per le terze, l'Istituto Comprensivo di Basciano, Falcone e Borsellino. È stato voluto principalmente per far conoscere il mondo artigianale nelle scuole, perché spesso se ne parla poco, diciamo. Adesso un po' di più perché con la scuola e il lavoro, con queste nuove leggi, quindi si facilita questo contatto dei ragazzi che vanno a scuola con il mondo del lavoro. Però qui è chiaro che quest'anno abbiamo voluto, visto che si parla sempre di questa stampante 3D, allora provocatoriamente abbiamo detto, dico, vediamo se riescono, se con la stampante 3D a fare, perché l'artigiano crea, dopodiché realizza, e quindi c'è sempre qualcosa che la stampante non può fare. Io continuamente dico che chi inizia un'attività deve essere aiutato dallo Stato, cioè i primi anni non deve pagare nessuna spesa, non deve avere nessuna spesa, perché noi vediamo che si iscrivono, però dopo un paio d'anni si cancellano, e devo dire che alcuni anche quel poco che aveva a disposizione lo perde e anzi si indebita, e questa è una cosa molto molto negativa, e qui è chiaro che la politica deve fare la sua parte e deve cercare di aiutare questi ragazzi che vogliono iniziare un'attività.